Amici sportivi, buonasera e bentrovati all'appuntamento domenicale con lo sport su Telemax, quello con eGol. Questa sera, come sempre, d'altronde parleremo dei campionati dilettantistici di calcio abruzzesi, ma anche da quest'anno del campionato di Serie C2, che è tra l'altro il primo dei campionati che andremo a trattare. In scaletta servizi su Casoli Montorio, che è l'incontro che abbiamo seguito questo pomeriggio per il campionato regionale d'eccellenza. Avremo tra poco un collegamento con il corrispondente di Radio Delta 1, Stefano Ricottilli, che ci racconterà un po' l'andamento della gara del derby di C2 tra L'Aquila e Lanciano. Prima di tutto però vado a presentarvi gli ospiti di questa serata. Di fianco a me c'è Mario Menna, allenatore, che parlerà con noi un po' di tutti i campionati, commenteremo insieme i risultati della giornata. Eccolo qua, Mario Menna, ex calciatore tra l'altro anche del Lanciano. E poi il giornalista, il nostro opinionista Stefano De Cristofaro, che torna a trovarci come sempre accade tutte le domeniche. Bene, andiamo adesso a vedere cosa è successo nel campionato di Serie C2 Girone C, con i risultati e la relativa classifica. Vediamo innanzitutto i risultati. Acireale Catanzaro 1-0, Castrovilla Rifoggia 0-0, Giuliano Turris 1-0, L'Aquila Lanciano 1-1. Messina Battipagliese 2-0, Nartò Chieti 0-0, Sant'Anastasia Fasano sul campo neutro di Nola 0-1, Trapani Cavese 1-1 e Tricase Juve Terranova Gela 2-1. La nuova classifica, il Messina tenta la fuga, è a 17 punti, Fasano segue a 13, L'Aquila 12, Catanzaro, Castrovilla, Rifoggia, Chieti, Cavese, Tricase e Acireale 10 punti, Lanciano 9, Battipagliese Giuliano 8, Turris e Nardò 7, Juve Terranova Gela 6, Sant'Anastasia e Trapani 4 punti. Questa è la nuova classifica. Abbiamo visto il pareggio del Lanciano all'Aquila, un risultato secondo me positivo, considerando la squadra di Ammazzalorso, una formazione pratica che di solito con il minimo sforzo ottiene il massimo dei risultati, formazione arcigna soprattutto in difesa, e considerando le numerose assenze del Lanciano, un punto davvero prezioso quello conquistato al Fattori, Stefano. Sì, entrambe le squadre avevano problemi di formazione. Non dimentichiamoci che anche l'Aquila doveva fare a meno di 2 o 3 giocatori tra squalifiche e infortuni. Il fatto che sia passata in svantaggio da prima il Lanciano rende ancora più importante questo risultato perché l'Aquila finora aveva preso pochissimi, ne aveva segnati pochi, ma ne aveva presi altrettanto pochi. Come dicevi tu, ha un'ottima difesa e quindi era importante riuscire a recuperare lo svantaggio ed era comunque difficile. Però d'altro canto il Lanciano, che è l'esatto contrario dell'Aquila, ne prende parecchi e ne segna anche parecchi, finora è sempre andato in gol nelle partite che ha disputato questa squadra in campionato. Anche mercoledì nella gara di Viterbo non aveva derogato a questa caratteristica, andando addirittura in vantaggio per 2-0 e poi ha perso, per poi perdere 3-2, pare per degli svarioni. La partita non l'ho vista, leggendo le cronache. Oggi è stata una buona partita da parte della squadra frentana. È ovvio che giocando fuori casa e su un campo difficile, perché era la vice capolista, sul campo della vice capolista, aveva 2 risultati buoni su 3, nel senso che anche il pareggio non era da buttare via e puntualmente la cosa si è verificata. È una squadra che naturalmente con i 3 punti a vittoria, per poter ritornare in posizione di classifica migliori dell'attuale, ha necessità di riuscire a vincere. Potrà farlo eventualmente, o perlomeno tentarci, domenica prossima, perché andrà ad affrontare uno dei 2 fanalini di coda, vedevo dalle classifiche, il Sant'Anastasia. Per cui c'è questa possibilità. Oggi diciamo che ha fatto il proprio dovere, ho potuto vedere le immagini della gara e posso dire che il risultato è giusto. Ho sentito anche le dichiarazioni poi a fine partita dei due mister che dicevano che erano sostanzialmente d'accordo, quindi sintomatica soprattutto sono le dichiarazioni di Ammazzalorso, che era l'allenatore che giocava in casa. Loro hanno avuto, diciamo, un unico episodio sfortunato, che è stato il palo colpito proprio in apertura di ripresa da Spater. Quello avrebbe potuto, ecco, si è verificato al contrario quello che è successo domenica scorsa a Lanciano. La palla del possibile 2-0 è stata fallita, nel caso la settimana scorsa c'è stato il rigore sbagliato da Arancio e poteva chiudere la partita col Foggia. In questo caso
è avvenuto il contrario, cioè la possibile palla del 2-0 è finita sul palo, quella di Spader, ed è stato forse l'unico episodio fortunato in questo senso del Lanciano, che negli ultimi tempi era in credito con la buona sorte, e su quel, diciamo, su quel palo poi il Lanciano caparbiamente ha cercato di recuperare il risultato, riuscendoci anche con merito. E devo dire, ecco, devo fare i complimenti, così come forse in settimana, io personalmente comunque avevo premiato l'ottima la prova, diciamo, la generosità di Arancia, al di là dell'errore sul dischetto e di un altro paio di errori della settimana scorsa, l'avevo premiato non diciamo bocciandolo con insufficienza, perché io poi più che i gol o le cose cerco di giudicare il comportamento e quello che danno in campo i giocatori, per cui se uno comunque dà tutto al di là poi di sbagliare o meno un gol, comunque credo che meriti la sufficienza. Questo è il mio modo, insomma, di vedere il calcio. E quindi, ecco, desideravo comunque, siccome i commenti sono stati anche negativi, dopo tutto comunque ha deciso, l'ha riconosciuto lui stesso con molta franchezza Arancio, che domenica scorsa il suo errore ha pesato sul risultato finale, devo dire che oggi ho visto, poi ci sarà modo penso di vederlo anche nei prossimi giorni, è stato un bellissimo gol quello di Arancio, proprio da centravanti d'area di rigore, quasi un gol diverso da quelle che sono le sue caratteristiche abituali. In genere ci ha abituato alle serpentine, parte in progressione oppure segna di rapina. Oggi su una sponda credo di testa denunziato ha stoppato, ha incollato la palla con uno stop proprio al bacio e l'ha messa con un bel tiro di controbalzo all'incrocio dei pali. Quindi un gol bello e prezioso, perché ha evitato a lanciare una sconfitta che poteva anche creare dei problemi a livello ambientale. E poi da sottolineare, ecco, l'ottima prova al tempo stesso della tifoseria in questo senso, perché comunque in una fase della stagione non proprio positiva dal punto di vista dei risultati, in 4-500, si parlava di 700, poi sentendo un po' i colleghi parlavano di 500 presenze sugli spalti, che comunque sono un'ottima, un discreto numero di persone considerando la categoria e considerando che è vero che è una delle trasferte meno lontane, però comunque l'Aquila ci sono più di 100 km, quindi in questo periodo della stagione smuovere un discreto numero di persone, un numero tale di persone, sta a indicare l'attaccamento nei confronti di questa squadra. E la squadra, infatti, ho visto a fine gara, è andata a salutare e a ringraziare i tifosi sotto la curva di loro destinazione, proprio perché probabilmente avrà capito quanto affetto i tifosi, i vari club e anche la gente normale ha nei confronti di questa squadra, che può a questo punto solo crescere. Dovrà innestarsi meglio, ecco, Marchetti è un acquisto importante, oggi da quello che ho visto ha dimostrato una condizione migliore e soprattutto mi è piaciuta la condizione, e con questo chiudo, poi sentiremo il collega, la condizione fisica della squadra, perché ho visto parecchi raddoppi di marcatura e un pressing che è durato fino al 90esimo, quindi consideriamo tutte e due le squadre, quindi non è un discorso solo del Lanciano, venivano da un turno infrasettimanale di Coppa Italia, quindi erano stanchi sia quelli lanciaresi che quelli aquilani che avevano giocato e perso anche loro con la Lodigiani mercoledì, però è una squadra che proprio dal punto di vista fisico è riuscita a tenere testa all'Aquila e se l'ha resa inoffensiva nel finale è proprio grazie a queste caratteristiche. Bene, adesso noi ci fermiamo per qualche istante per i consigli pubblicitari, poi torneremo a parlare ancora del Lanciano e dovremo avere tra poco in collegamento telefonico il collega Stefano Ricottilli per farci raccontare l'andamento della partita. Bene, torniamo in diretta, abbiamo in collegamento telefonico dall'Aquila Stefano Ricottilli, collega di Radio Delta 1, buonasera Stefano. Allora Stefano, vogliamo fare un breve resoconto di questo derby L'Aquila-Lanciano che tu hai seguito oggi? Sì, un derby come senz'altro saprete terminato con il risultato di parità. Io non so se voi avete avuto modo di vedere le immagini e di ascoltare le interviste riguardo questa partita, comunque se sì. Non avete avuto modo, appunto vi posso più o meno riassumere quelli che sono stati gli umori negli spogliatoi. Diciamo, entrambi gli allenatori si sono detti parzialmente soddisfatti di questo risultato, quindi ovviamente questo sta a testimoniare anche che l'incontro è stato equilibrato e il risultato tutto sommato giusto. In effetti un primo tempo che ha visto l'Aquila più intraprendente, il Lanciano un po' in difficoltà, primo tempo che appunto poi è culminato con la rete del vantaggio dell'Aquila messa a segno dallo specialista De Amicis con un calcio di punizione dei suoi, un secondo tempo che si è aperto con l'Aquila ancora pericolosa con un colpo di testa di Spader che ha colpito il palo e poi piano piano si è fatto avanti invece il Lanciano, è riuscito a raggiungere il pareggio con una
invenzione di Arancio dopo una bella triangolazione con i suoi compagni di attacco, e poi anche dopo raggiunto il pareggio si è resa ancora pericolosa la formazione del Lanciano, e sembrava appunto che potesse anche prevalere da un momento all'altro. L'Aquila d'altro canto è apparsa abbastanza in difficoltà nelle fasi finali, non si è più resa pericolosa e ha un po' anche sofferto la pericolosità offensiva ben nota della formazione lancianese, con la coppia Fermanelli-Arancio sempre pronta a pungere nei momenti più delicati della partita. Secondo te il Lanciano vista all'opera oggi potrà lottare con le prime della classe almeno per un posto nei play-off? Beh, bisogna dire che c'erano delle assenze, abbiamo letto, abbiamo visto, appunto c'erano anche due giocatori esordienti in difesa, Di Loreto e Sisti, che comunque si sono ben comportati. Certo, l'organico è comunque di buon livello, e bisogna dire che specialmente in avanti, con appunto Fermanelli Arancio e con Marchetti, che non è ancora in condizione, ma che sicuramente abbiamo ben conosciuto all'Aquila l'anno scorso, quando sarà in forma sicuramente sarà in grado di fornire buoni palloni a Fermanelli Arancio, e quindi potrebbe anche costituire la sorpresa del torneo nel corso di questo campionato, anche tenendo conto del fatto che mister Morrone è una vecchia volpe e quindi sicuramente saprà guidare al meglio la sua formazione. Tra i migliori per il Lanciano qualche nome in particolare? Beh, diciamo che la coppia di attacco, anche se ha segnato soltanto un gol, è comunque stata sempre molto, molto insidiosa, però diciamo che tutto il Lanciano comunque si è comportato bene, è cresciuto nel corso dell'incontro, e quindi diciamo, ecco, non, a parte diciamo i ben noti Fermanelli e Arancio, non c'è nessuno che sia prevalso sugli altri in maniera particolare. Una buona squadra comunque, ben inquadrata, senz'altro ben disposta in campo, e quindi sicuramente ha fatto la sua buona figura qui al Fattori. Bene, grazie Stefano, ci risentiamo in radio naturalmente, e buona serata e grazie per questa corrispondenza. Buon lavoro. Grazie ancora. E volevo far intervenire anche Mario Mena. Abbiamo visto la classifica, almeno dopo il Messina, piuttosto corta, quindi con una vittoria, con un paio di vittorie consecutive, qualsiasi squadra potrebbe magari rimettersi in carreggiata, anche se in questo momento magari si trova un po' indietro, quindi per rilanciare una posizione di aspettativa magari. Sì, la posizione che occupa adesso giustamente è di metà classifica, però secondo me Lanciano c'è un organico che potrebbe benissimo arrivare ai play-off. Perché io adesso ho visto la squadra inizialmente, le prime partite, le partite un po' amichevoli che aveva fatto in preparazione, non è che potevo giudicare, perché si sa che in preparazione è ben diverso da quando poi si gioca in campionato. Adesso tanto a vedere un po' dalle critiche, perché giustamente abito qua, essendo un po' dai tifosi, vedendo un po' in televisione, in effetti anche la partita di domenica scorsa meritava ampiamente di vincere, e effettivamente da quello che ho visto, ho sentito, l'ha messo proprio sotto al Foggia, e il Foggia che è una squadra, mi sembra, attrezzata per poter fare il salto di categoria. E oggi pure lo stesso, ho visto in televisione i gol, ho visto un po' la partita, e anche oggi ha fatto un buon risultato secondo me all'Aquila, che attualmente sta attraversando un buon periodo, perché essendo la seconda della classe, secondo me il Lanciano farà, io dall'inizio ho visto l'organico che aveva tenuto dell'anno scorso, e rinforzandolo un po' come l'ha fatto, per me farà un ottimo campionato. Stefano, per quanto riguarda le altre squadre, il Messina sembra a questo punto destinato a diventare l'ammazza campionato, o quantomeno la squadra da battere, visto anche l'enorme potenziale tecnico a disposizione della squadra isolana. Alle spalle c'è una gran bagarre, quindi potrebbe approfittarne qualsiasi squadra, anche se c'è questo Fasano che continua a sorprendere, essendo una matricola. Sì, il Messina, diciamo così, è agevolato in questa fuga proprio dal fatto di essere una delle poche squadre, se non l'unica, l'aveva fatta all'inizio il Fasano, e adesso è tornata a vincere, però aveva attraversato un breve battuta a vuota proprio domenica scorsa, tra l'altro col Messina, mi sembra, l'altro big match della giornata.
E il Messina è una delle poche squadre, se non l'unica, che in grado è riuscita a inanellare una serie di vittorie consecutive. E questo, visto l'equilibrio del girone, le ha consentito di staccarsi in maniera abbastanza netta. È ovvio che siamo agli inizi, quindi come dicevate voi prima, con un paio, cioè, basta un leggero passaggio a vuoto, un paio di sconfitte, se le inseguitrici riescono a fare risultato, comunque si rientra nel gruppone. Però, siccome ecco, appunto, parlavate di playoff, il fatto che ci sia appunto i playoff, che noi spesso sollecitavamo, ecco, venissero introdotti anche in eccellenza e promozione, è proprio questo il vantaggio, che praticamente le posizioni valide per poi poter, è ovvio che poi salirà un'altra squadra oltre alla prima classificata, però intanto fino al giorno in cui ci saranno appunto gli spareggi, i cosiddetti playoff, questo consente a tutte le squadre di continuare a sperare in una ipotetica promozione. L'importante, perché i posti praticamente non sono più i primi due, ma addirittura quelli dal secondo al quinto posto. Quindi questo a dimostrazione del fatto che anche le squadre che attualmente per assurdo si trovano all'ultima posizione con 4 punti all'attivo, se dovessero cominciare a macinare gioco e punti, potrebbero comunque aspirare alla quinta posizione, diciamo che è la peggiore di quelle che danno diritto appunto a qualificarsi alla seconda fase, alla fase finale. E per quanto riguarda il Lanciano, quindi è una situazione di classifica che le consente di aspirare ancora a questa che poi sarebbe l'aspirazione massima, diciamo, della piazza e forse anche della società, però al tempo stesso non le deve far perdere di vista le retrovie, perché comunque se vale il discorso per il Lanciano vale pure per le inseguitrici, quindi ecco perché dicevo è necessario comunque tornare a vincere, perché il vero salto di qualità lo si fa appunto con i 3 punti, e quindi vedendo la classifica del Lanciano è a 9 punti, un'eventuale vittoria la porterebbe a 12, è ovvio che poi molto dipende da quello che faranno le altre avversarie dirette, però sarebbe sicuramente un bel salto di qualità in questo senso, riporterebbe, non dico il sereno perché comunque non ho visto che quest'ultima serie di risultati non positivi, nel senso assenza dalle sconfitte è comunque stata ben assorbita sia dalla società, che non ha fatto drammi, ma dalla stessa piazza, e credo che in questo senso sia stato fondamentale il fatto che seppur non sono venuti risultati, però la gente che ha potuto vedere o dalle immagini televisive nel caso delle trasferte più lontane oppure direttamente dalle partite casalinghe ha potuto vedere che comunque la squadra dal punto di vista del gioco non ha demeritato. Anche oggi buona parte dell'incontro il pallone, diciamo, è stato nelle mani del Lanciano. Ripeto, in quella circostanza è stato fortunato, lo diceva pure il collega dell'Aquila, nell'occasione del palo colpito, però non è stata sicuramente inferiore a quella che i risultati lo dicono, l'attuale vice capolista del... E poi ecco la cosa da sottolineare, ne faceva cenno il collega, il mio omonimo tra l'altro Stefano, che praticamente c'era una difesa nuova per 3/4, perché negli ultimi, ecco, facendo un discorso, il raffronto con la linea difensiva della settimana scorsa, l'unico superstite di quella della gara col Foggia era Turone. Nel senso che con la Vitto ultimamente si sta alternando con Menna, quindi non è il titolare fisso, e quindi è rientrato essendosi fatto male Menna. E i due terzini laterali erano praticamente tutti e due nuovi, anzi per uno di Loreto finora era la prima partita ufficiale dal primo minuto in campionato, e per Sisto era addirittura il debutto assoluto. Quindi insomma ecco, una difesa che veniva da un periodo nero, nel senso nel corso del quale aveva preso parecchi gol, addirittura dovesse affrontare la seconda squadra più forte del girone, almeno questo dicono i risultati e i punti, con una difesa per 3/4 rinnovata, poneva parecchi rischi alla vigilia. Qualcosina, io ripeto, avendo visto le immagini, qualcosina ha rischiato. In un paio di circostanze forse se si fosse trovata davanti una squadra con attaccanti di maggior spessore, forse sarebbe anche potuta essere punita. E forse in questo è stata un vantaggio, è stato aver affrontato un L'Aquila, una squadra che in attacco non mi è sembrata irresistibile, e evidentemente quindi le cifre lo confermano, si è segnato solo 3 gol siamo 7 partite, sì. In 7 gare qualcosina che non va in attacco c'è, però indubbiamente ecco, il rovescio della medaglia è dato dal fatto di aver comunque preso un solo gol, e che sia di buon auspicio per le prossime gare. Ricordiamoci che dopo Sant'Anastasia ci saranno 2 trasferte consecutive al sud, anche perché comunque l'unica squadra forse al nord di Lanciano sono le due abruzzesi, poi il resto si va sempre giù, se non sbaglio Castrovillari e Turris, credo, Quintore del Greco, per cui sono 2 trasferte importanti, e a maggior ragione è importante vincere domenica,
perché poi ci sarà di nuovo la copartita di Coppa Italia, quindi nuovo impegno infrasettimanale con tutte le conseguenze del caso, e due trasferte comunque difficili con due squadre che possono essere considerate delle dirette rivali, perché come il Lanciano possono aspirare ad entrare in quel giro, in quel novero di squadre che, se da un lato vogliono salvarsi, quindi evitare i play-out, hanno anche aspirazione di qualificarsi per i play-off. E l'unica cosa, ecco, il mercato, oggi si è riproposta, che è vero che mancavano ben quattro pedine, però ecco, un paio di elementi, non dico da poter essere schierati titolari, ma che consentano almeno di fare i cambi, all'allenatore ci vogliono, perché oggi ho visto per quasi tutta la partita, salvo nella parte proprio finale, nel corso della quale, negli ultimi minuti, Sorrentino ha rilevato, se non sbaglio, Nunziato, hanno giocato sempre gli stessi 11, che tra l'altro molti dei quali avevano dovuto giocare, erano stati costretti a giocare anche la partita di mercoledì. Il mister si lamentava del fatto, dice, avrei voluto far respirare chi ha giocato sempre quest'anno, mercoledì a Viterbo. Però il fatto degli infortuni, la squalifica di, se non sbaglio, di Loreto, allora costretto a far giocare sempre gli stessi. E quindi, ecco, disporre di una panchina o comunque di alternative che non siano gli 82, perché sono ragazzi, tra l'altro l'ho detto sempre, ai quali va dato atto che fanno anche dei sacrifici, perché oltre agli impegni di studio c'hanno quelli calcistici, e ieri hanno giocato pure nel campionato Berretti. Quindi non so se hanno giocato tutti e quattro con l'Aquila, 0-0 pure lì, quindi evidentemente era destino che si dovesse finire in parità. Per cui, ecco, per farla breve, occorre comunque un paio di persone in più che consentano di gestire queste situazioni di emergenza in maniera un po' più comoda per l'allenatore, e credo alla fin fine i vantaggi li avrebbero tutti. È ovvio che si tratta di mettere mano al portafoglio, però potrebbe dare dei vantaggi che attualmente gli vengono preclusi proprio da questa situazione. Bene, rapidamente vediamo i marcatori di questa giornata nel campionato di C2. Per la Cireale che batte il Catanzaro, la rete nel secondo tempo porta la firma di Chianello. Per il Giuliano non l'abbiamo il nominativo del marcatore. L'Aquila Lanciano, i marcatori sono stati nel primo tempo per l'Aquila De Amicis al 36esimo e per il Lanciano Massimo Arancio al 15esimo. La capolista Messina segna un gol per tempo con la Battipagliese, e nel primo parziale segna Rossi, nel secondo Milana. Poi abbiamo Ria e Pittani, marcatori rispettivamente di Cavese e Trapani, e infine Chiti per lo Juve Terranova Gela, Corona e Vadacca per il Tricase. E adesso andiamo a parlare del campionato nazionale dilettanti Girone F, settima giornata di andata. Questi risultati: Monturanese Ortona 2-0, Angolana Città di Castello 4-1, San Benedettese Civitanovese 0-0, San Sepolcro Fano 0-0, Tolentino Novaiesi 2-2, Umbertide Sant'Arcangiolese 2-1, Urbania Bellaria 1-1, Riccione San Marino 0-1 e Vigor Senigallia Foligno 1-0. Questa invece è la classifica. Angolana al comando con 15 punti, San Marino 14, Umbertide 12, poi Foligno, Sant'Arcangiolese, Civitanovese, Fano, San Benedettese, Tolentino 11, Senigallia e Monturanese 10, San Sepolcro 9, Bellaria 8, Riccione 6, Iesi 5, Urbania 4, Ortona e Città di Castello 2 punti. Come spesso è accaduto in fase di commento di questo girone, c'è il testa coda tra le abruzzesi che aprono e chiudono la graduatoria di questo girone. Se l'Angolana si conferma una piacevole e positiva realtà, vincendo anche oggi, d'altronde un incontro dal risultato quasi scontato, visto che affrontava l'ultima della classe. E dall'altro canto però c'è questo Ortona che continua ad essere la brutta fotocopia delle passate stagioni, almeno si spera che lo sia soltanto nella parte iniziale del campionato e non in quella finale. Anche questa settimana un via vai, in questo caso di allenatori, Mozzini che arriva, poi ci ripensa, parte, oggi c'è il preparatore atletico in panchina, la prossima domenica non si sa chi andrà a sedere in panchina ad Ortona. Sì, purtroppo il commento da fare, che sicuramente sarà amaro, ma è la realtà oggettiva, almeno per noi che la seguiamo sia pur dal di fuori, e che non c'è niente di nuovo, insomma, sotto il sole. Nel senso che purtroppo da qualche anno a questa parte l'Ortona ci ha abituato a continue girandoli di allenatori, di giocatori, e speravo che avessero messo giudizio, insomma, in società, in questo senso, perché poi alla fin fine da questo continuo via vai non arrivano i risultati, se non con delle virate nel finale di stagione.
quando si ha probabilmente la fortuna anche di affrontare avversari già tranquilli e quindi si riescono ad accumulare dei punti. E quest'anno è cambiata, negli anni passati si additava la società dei vari Nardone e Di Nardo, quest'anno anche se anche qui c'è un'altra cosa da risolvere, perché pare che il consiglio di amministrazione che era stato indetto, no pare, è proprio così perché ho letto dai colleghi, era stato indetto per giovedì, sia stato disertato dalla vecchia, cioè da quelli che dovrebbero essere i nuovi soci della società, e quindi non si è potuto votare perché c'era il timore di un diciamo di una sorta di ribaltone, nel senso che dovendo votare i soci, essendoci una riunione straordinaria, poteva anche essere bocciata la proposta fatta da Battilore e soci. Non so se la loro assenza è stata giustificata da impegni di lavoro, sia stata strategica o effettivamente legata a questi motivi. Fatto sta che insomma alla fine di tutto questa situazione, comunque, al di là di chi siano le colpe o di chi abbia ragione o chi torto, e se rimarrà il gruppo di Battiloro oppure subentrerà di nuovo Di Nardo o sarà una società mista, resta la realtà di una situazione comunque estremamente caotica. L'allenatore ha altra cosa, anomalia, o perlomeno cosa paradossale: l'Ortona, che aveva quasi sempre perso, tant'è vero che a 2 punti dopo 7 gare, domenica scorsa era riuscito a pareggiare fuori casa, e dopo un pareggio esterno viene esonerato l'allenatore che c'era prima, Biscotto. Ovviamente in una situazione del genere deficitaria un esonero non deve stupire, casomai stupisce il fatto che l'abbiano fatto dopo, per una volta che l'Ortona era riuscita a conquistare un punto fuori casa. Del resto i giocatori erano quelli, potrebbe venire pure un allenatore di Serie A, se non gli si danno i giocatori per allenare è ovvio che avrà le stesse difficoltà. È vero che hanno una partita, ecco, dal punto di vista l'Angolana è prima in classifica, e deve sperare l'Angolana che l'Ortona si rimetta in sesto, anche per un motivo, c'è una gara in meno, non è stato ancora disputato il recupero della partita dalla prima giornata, rinviata tra San Marino e Ortona, il che significa che nel caso in cui l'Ortona dovesse proseguire in questa serie nera e quindi perdere col San Marino, il San Marino si ritroverebbe da solo in testa, quindi scavalcando la squadra del dottor Petruzzi. Quindi probabilmente a Città Sant'Angelo si augurano che così non sia, però è indubbio che se l'Ortona, probabilmente adesso si tratta di avere pazienza altre 2 settimane, poi si potrà tornare sul mercato, però se si torna sul mercato si deve fare con una strategia precisa e senza prendere in giro i tifosi, perché sono stati fin troppo pazienti. Dopo 2 o 3 annate vissute sempre sull'orlo del precipizio, poi per fortuna le cose sono sempre concluse bene, quest'anno forse si sperava di non subire la stessa situazione, la cosa invece continua a verificarsi e noi siamo qui a commentare sempre le stesse cose, purtroppo. Bene, adesso parliamo del campionato nazionale dilettanti, ma del girone H, giunto anch'esso alla 7ª giornata di andata. Altamura Galatina 1-2, Boiano Manfredonia 3-2, Ferrandina Casarano 0-0, Cerignola Barletta 0-2, Martina Campobasso 0-1, Rutiliano Melfi 4-0, Taranto Virtus Locorotondo 0-0, Taurisano Isernia 2-0 e Toma Maglie Provasto 0-1. Vediamo la nuova classifica: al comando Arsenal Taranto e Taurisano con 16 punti, Virtus Locorotondo 14, Galatina 13, Isernia, Rutiliano e Campobasso 12, Martina, Manfredonia e Boiano 10, Altamura e Barletta 9, Melfi 8, Provasto 6, Cerignola 4, Ferrandina 3, Toma Maglie e Casarano 2 punti. Buone notizie quindi giungono dall'unica rappresentante della nostra regione in questo girone, la Provasto, che finalmente coglie il primo successo stagionale, un po' a sorpresa perché non tutti si aspettavano questo risultato, fa sicuramente piacere, anche perché colto in trasferta su un difficile terreno come quello del Toma Maglie. Stefano, c'è stata anche una rete della Provasto, quest'anno sembrerebbe un evento storico, comunque è buon segno per il prosieguo della stagione. Anzivino, che era tra l'altro a rischio la sua posizione, può fare un bel sospiro di sollievo. Sì, da quelle che erano le voci sembrava, è ovvio che dopo la mini contestazione, o perlomeno la contestazione per fortuna verbale della scorsa domenica, è ovvio che poi quando i risultati non vengono il primo a pagarne le conseguenze è l'allenatore. Però bisognava dare anche del tempo a questa squadra perché veniva da diversi infortuni, tutti poi nel settore fondamentale come l'attacco.
Già domenica scorsa aveva recuperato, io in sede di commento, poi mi è stato fatto notare da una telefonata proprio da Vasto, che, perché ovviamente i commenti li faccio senza aver nozione di quella che la squadra scesa in campo, perché al di là della partita che seguo direttamente, poi le altre mi baso sui risultati. Però, e quindi in quell'occasione aveva esordito Cupellaro ed era stato recuperato, mi sembra, a partita iniziata era rientrato Di Pietro. Probabilmente con una settimana di allenamenti nelle gambe, quindi questa loro situazione dal punto di vista atletico era destinata a migliorare. Ripeto, ecco, io al di là della stima personale che ho per Anzivino, faccio un discorso in generale. Un allenatore che ha fatto bene per 2-3 anni e ha mostrato anche un calcio spettacolare, non è che di colpo, salendo in una categoria superiore, comincia a fare il catenaccio, oppure se la squadra giocava in quel modo era perché evidentemente aveva dei limiti oggettivi e non c'era altro modo di farla giocare. Probabilmente se avesse giocato nella maniera spregiudicata con cui ha affrontato le due annate precedenti, invece di perdere 1-0 avrebbe preso 3-4 gol e penso che la situazione sarebbe peggiorata. Si trattava di avere pazienza, è vero, e questa è una vittoria che non deve fare saltare più di tanto perché è colta con una squadra che aveva meno punti della Vastese, tant'è vero che adesso è ferma, se non sbaglio vedo a quota 2. Però comunque, quindi comunque era una partita importante perché fare risultato. Che sia venuta una vittoria è maggiormente importante perché consente di fare un bel salto in avanti alla squadra biancorossa e al tempo stesso staccarsi da quella che è la situazione un po' a rischio, perché nel CND è noto, non ci sono play out e quindi non ci sono prove d'appello, bisogna comunque evitare le ultime quattro posizioni. Non è facile, insomma, mettere alle spalle quattro squadre se non si ha una squadra proprio fortissima. È ovvio che ecco, la Provasto, che è l'unica rappresentante abruzzese di questo girone, all'inizio era stata presentata come una squadra che poteva aspirare a dar fastidio alle maggiori formazioni, come squadre come il Taranto, Campobasso e qualche altra molisana. Così non è, però ha tutte le carte in regola per poter centrare la salvezza. A quel punto, dopo due campionati vinti, lo stesso discorso è Lanciano, non sarebbe niente di scandaloso se comunque rimanesse nella categoria, consolidando una posizione che poi in futuro e con una società anche che economicamente più forte, nella quale dovrebbe entrare altra gente, come si dice, potrà aspirare anche a un ritorno in G2, che è quello poi l'obiettivo finale di una piazza come quella Vastese. Bene, prima della pausa pubblicitaria, i marcatori di questa giornata nel campionato nazionale dilettanti Girone H. Preannuncio che manca soltanto un marcatore, quello del Campobasso vittorioso sul terreno del Martina. Per il resto li abbiamo tutti, eccoli. Altamura Galatina 1-2, in vantaggio il Galatina al 15° con De Padova, pareggio di Dermiglio sul rigore al 22°, raddoppio della formazione di casa con Nobile al 42°. Il Boiano batte per 3-2 il Manfredonia, nel primo tempo due reti dell'ex rossonero Carosella al 10° e al 33°, questo secondo gol su calcio di rigore. Nella ripresa gol del Manfredonia con D'Ambrosio al 7°, terza rete dei molisani con Soria al 25°, seconda rete del Manfredonia invece con Simone al 37°. Un gol per tempo del Barletta che vince 2-0 a Cerignola, doppietta di Orlando al 41° del primo tempo e al 45° del secondo. Rutiliano Melfi 4-0 nel primo tempo al 18° Gulino e nella ripresa 3 gol di Prisciandaro all'11°, al 28° e al 34°. Il Taurisano batte per 2-0 Liserni al 16° del primo tempo Manco e al 28° del secondo tempo Ribellino. Infine Graziani al 28° del secondo tempo permette alla Provasto di battere in trasferta il Toma Maglie. Adesso, come detto, ci fermiamo per qualche breve consiglio dalla regia, poi andremo a parlare con i nostri ospiti anche con l'ausilio dei filmati di eccellenza. Bene, siamo tornati in studio, prima stavamo dando i marcatori del campionato nazionale dilettanti del Girone H, mancava il marcatore del Campobasso, ci hanno telefonato, adesso non so se è da Campobasso o meno, comunque dovrebbe essere Paribello il nome del marcatore, se la nostra redazione non ha capito male. E adesso andiamo a vedere i risultati, la classifica del campionato regionale d'eccellenza. Cappelle Morrodoro 0-0, la settima giornata di andata, Casoli Montorio 2-0, Luco dei Marsi Celano 0-0, Montereale Sulmona 3-1, Mosciano Francavilla 1-0, Notaresco Nereto 4-0, Penne Pianella 1-1, Rosetana Lauretum 0-0 e Sant'Egidiese Castelnuovo 0-0. La nuova classifica, il Casoli consolida il primato in testa alla graduatoria, 17 punti, Penne, Mosciano e Notaresco 14, Montereale Celano 13, Montorio 11, Rosetana, Morrodoro e Lauretum 10, Castelnuovo 8,
Pianella 7, Sulmone e Cappelle 6, Francavilla e Sant'Egidiese 5, Luco dei Marsi 4, Nereto 1 punto. Come vedete dalla graduatoria, il Casoli continua a stupire in positivo. Oggi la vittoria è stata piuttosto sofferta e tra poco vedremo le immagini. Comunque tiene alto l'onore delle chietine. Mario, una sorpresa positiva questa della formazione di Capuzzi? Ma sì, ma anche perché le cose fatte bene. Adesso è il secondo anno che Leonardo Di Flori allena il Casoli. In pratica l'anno scorso ha ricostruito un po' la squadra, ha fatto le basi e quest'anno, avendo fatto un ottimo campionato anche l'anno scorso, e quest'anno sta raccogliendo ancora di più i programmi che la società probabilmente ha fatto. Non so adesso se vogliono effettivamente vincere il campionato. A vincere probabilmente vogliono tutti vincere, poi bisogna vedere nell'arco del campionato tanti fattori. Però il discorso del loro, che hanno un ottimo allenatore, anche se è un amico, però i risultati gli danno ragione. Ecco, hanno programmato una squadra, pure quest'anno hanno cambiato diversi giocatori, però ha mantenuto l'indeleiatura della squadra, e questo inizio campionato effettivamente pensavo che potessero stare bene, però prima no, non pensavo, però probabilmente il campionato di eccellenza è duro, e se stanno primi vuol dire che attualmente hanno qualcosa più delle altre. Bene, allora andiamo a vedere le immagini del comunale di Casoli di questo pomeriggio tra Casoli e Montorio. Ricordiamo il risultato finale 2-0, le riprese sono di Romeo Carafa. Giornata storica al comunale di Casoli, con la formazione di casa che ospita il Montorio e lo fa da prima della classe, guardando infatti dall'alto in basso tutte le altre 17 partecipanti al torneo regionale d'eccellenza. L'11 di Leonardo Di Florio, privo del difensore Contento, alle prese con una fastidiosa bronchite, prova subito ad impensierire la retroguardia teramana con un calcio piazzato di Magnante, neutralizzato al terzo dal portiere ospite Galli. Al 13° Napoleone riesce a servire al centro, dove Tonti, contrastato da un avversario, scocca il tiro verso la porta avversaria, ma la palla si perde sul fondo. Il pallino del gioco è saldamente nelle mani dei casolani, ma gli ospiti si difendono con ordine. Al 25° Fabio Del Peschio raccoglie un cross dalla sinistra, ma la sua incornata spedisce il pallone a stamparsi sulla traversa. Al 29° il Montorio porta il primo pericolo a Del Peschio, costretto nella circostanza ad un prodigioso intervento per neutralizzare un velenoso diagonale di Pelusi. Gli ospiti si ripetono al 39° con una pericolosa fuga di Gonzales, il quale manda il pallone alto sulla traversa con Del Peschio in uscita. Il Montorio comincia a crederci e 2 minuti dopo Del Peschio è costretto a sventare in corner una pericolosa inzuccata di Gonzales. Nella ripresa le due compagini rallentano il ritmo e la prima emozione si registra al 19° con un calcio piazzato di Magnante che aggira la barriera ma non sorprende Galli. Al 24° i gialloneri rimangono in 10 dopo l'espulsione di Gonzales per doppia ammonizione. I padroni di casa non riescono a sfruttare la superiorità numerica e sono gli ospiti che al 39° si rendono pericolosi con un insidioso diagonale di Trasarti sventato in corner da Del Peschio. Al 40° il Montorio rimane in 9 dopo l'espulsione di Marini, uscito anche lui per doppia ammonizione. E a questo punto il Casoli ne approfitta subito. Un minuto dopo infatti Magnante scaglia un gran diagonale dal limite dell'area che trafigge l'estremo difensore avversario. Al 48° c'è gloria anche per Aureli, che da pochi passi su assist di Rullo trafigge nuovamente l'incolpevole Galli. Grazie a questo successo, ad onor del vero piuttosto sofferto, il Casoli mantiene la testa della classifica e guarda con grande ottimismo al prosieguo della stagione. Il Montorio d'altra parte ha limitato i danni sino all'ultimo, ma 2 uomini in meno contro questo Casoli sono un dazio troppo pesante per evitare il KO. Bene, abbiamo visto la scheda di Casoli-Montorio con le immagini salienti della contesa e adesso direi di commentare insieme ai nostri ospiti, prima di vedere le interviste relative al medesimo incontro, un po' l'andamento della giornata, sicuramente a favore del Casoli, se si eccettua il largo successo del Notaresco sul Nereto, mentre vediamo il Penne che pareggia con il Pianella, così come il Celano lo fa con il Luco dei Marsi, due nobili
decadute, Stefano. Sì, diciamo risultati a sorpresa non ce ne sono stati, nel senso che era prevedibile un successo del Notaresco, perché giocava tra le mura amiche e veniva da una serie abbastanza, cioè almeno a livello di risultati, le ultime due partite aveva preso un solo punto. E Penne Pianella, il Pianella comunque era una squadra in ripresa, era un derby anche abbastanza sentito tra queste due squadre, e quindi ci poteva anche stare un pari. Il Casoli aveva necessità, aveva l'obbligo, dovendo giocare tra le mura amiche, di conquistare tre punti, e ci è riuscito, sia pur con qualche rischio. Anche prima commentavamo, abbiamo visto un paio di belli interventi di Del Peschio, che era stato decisivo anche domenica a Nereto. Ma del resto le squadre, cioè molte volte le vittorie si costruiscono in questo modo, riuscire a contenere, sia pur con un pizzico di fortuna, le sfuriate avversarie e poi colpire al momento giusto. Quest'anno il Casoli lo sta applicando alla lettera, questo tipo di schema, diciamo, se si può parlare di schema, e i fatti gli danno ragione. E indubbiamente è ovvio che questa è la grossa sorpresa della stagione, come diceva Mario, perché al di là delle più rosee previsioni dei dirigenti, nessuno poteva aspirare a questo punto della classifica, a trovarsi in testa da soli, con dei punti di vantaggio rispetto a squadre come il Notaresco o lo stesso Celano. C'è qualcuno che forse sta deludendo più del previsto, come il Lugo dei Marsi. Oggi è vero che il Celano ha perso, diciamo, terreno nei confronti di Casoli e Notaresco, perché ha pareggiato a Lugo. Lugo è un campo difficile, però vedo che al di là delle dichiarazioni fatte dai dirigenti, dal presidente Covone, credo che a novembre dovranno prendere qualcuno, perché il tallone d'Achille di questa squadra è l'attacco. L'anno scorso è retrocessa questa squadra, faceva parte del girone insieme a Lanciano, e si è privata, già l'anno scorso non segnava moltissimo, però si è privato di un elemento come Maggiore, e quindi è ovvio che doveva sostituirlo al meglio. Adesso è arrivato Morfeo, ma Morfeo non ha caratteristiche di prima punta, quindi gioca, credo, al ridosso da centrocampista, qual è del resto il suo ruolo. E quindi, ecco, il Lugo, ripeto, sono dichiarazioni di ottimismo da parte, io almeno le ho registrate direttamente, da parte dei dirigenti e segnatamente del presidente Covone, però la classifica comincia a parlare chiaro. Il Lugo si trova penultimo a 4 punti, se non sbaglio. Se non si dà una regolata, più che pensare, diciamo, visto che non ci sono, cioè più che pensare alla promozione, dovrebbe guardarsi le spalle, perché poi il rischio è di fare un ulteriore scivolone dopo quello subito l'anno scorso. Quindi. Bene, adesso andiamo a vedere le interviste, a sentire le interviste del dopopartita di Casoli Montorio. Siamo nel dopo partita di Casoli Montorio con il tecnico della squadra di casa, Leonardo Di Florio. Un successo piuttosto sofferto, giunto dopo che il Montorio era rimasto in 9 uomini, ma che comunque vi permette di mantenere saldamente la testa della classifica. Alla fine è la cosa più importante. Sì, hai detto giustamente, però il gol è venuto quando erano rimasti in 10, poi addirittura sono rimasti in 9. Però questo è il calcio. Due domeniche fa col Celano siamo rimasti noi più di un'ora a giocare 9 contro 11 e siamo riusciti a pareggiare. Oggi siamo stati fortunati, però ho detto ai ragazzi che quell'episodio di Celano non si doveva ripetere più. Noi vogliamo cominciare la partita in 11 e finirla in 11. Oggi il Montorio ci è caduto, diciamo, in questa, e ha pagato le conseguenze. Comunque, diciamo la verità, la partita è stata molto difficile. Il Montorio stava meritando sicuramente il pareggio, e poi c'è stata questa espulsione che chiaramente ci ha avvantaggiati, siamo stati bravi subito ad approfittare, e da lì è arrivata la vittoria. Dopo questa vittoria il Casoli non è più un inquilino passeggero delle alte vette della classifica, ma sembra fermamente intenzionato a rimanerci. Guardi, chi ha visto la partita oggi ha visto sicuramente una squadra che per vincere le partite deve soffrire tantissimo, quindi noi sì, stiamo lì su, vogliamo rimanerci sicuramente, stiamo facendo di tutto per rimanerci, però ecco, vedo squadre molto più attrezzate della nostra. Chiaramente se prendiamo fiducia nei nostri mezzi, se seguiamo a giocare con questo ardore, con questo attaccamento, sicuramente potremo arrivare lontano, però parlare di Casoli che possa vincere questo campionato mi sembra un po' troppo. Onore comunque al Montorio che vi ha dato del filo da torcere sino al termine. Sì, sicuramente il Montorio è stata una delle migliori squadre che abbia visto in queste prime 7 giornate, veramente una squadra molto arcigna, con delle buone ripartenze, somiglia molto al Morro d'Oro come squadra, e ci ha creato dei grossi problemi.
diciamo che le partite che abbiamo giocato in casa non abbiamo mai concesso niente agli avversari. Quest'oggi invece il nostro portiere è stato chiamato più volte a delle parate abbastanza difficili, però ecco, le partite si vincono soffrendo dall'inizio al 90° minuto, quindi è un merito dei miei ragazzi crederci fino alla fine, noi ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo vinto. Siamo con il co-presidente del caso Lisea Di Carlo a commentare una vittoria che vi permette di mantenere saldamente la testa. Ad inizio di stagione forse non ve l'aspettavate nemmeno voi di trovarvi in testa da soli a questo punto della stagione. Ma penso assolutamente di no, che non era preventivato. Noi stiamo facendo il nostro campionato, credo che non stiamo facendo né più né meno del nostro dovere. Insomma. Chiaramente forse ci aspettavamo di trovare altre squadre oggi in vetta. Però ci siamo, non ci tiriamo indietro, faremo del nostro meglio per restarci il più a lungo possibile. Nonostante le numerose vendite di inizio stagione, la squadra non ne ha risentito in alcun modo con i nuovi innesti? Ma credo che se si fanno delle politiche oculate di acquisti e di vendite, poi i risultati si vedono. Quindi merito alla società e merito soprattutto all'allenatore che nel momento in cui la società ha deciso di fare delle vendite e quindi di andare poi sul mercato ci ha consigliato bene, è rimasto sempre molto vicino alla società per fare bene. Insomma. Se strada facendo le cose rimanessero così come sono, ovvero con il caso in testa, per la società sarebbe un bene, secondo lei, o un male? Ma quando le cose vanno bene io credo che sia sempre un bene, non sono di quelli che, cioè, siamo qua per far bene, come si dice, si prova sempre a vincere, quindi sarebbe sicuramente un bene per il pubblico, per la società, per l'ambiente di Casoli, un po' per tutto, sarebbe sicuramente una grossa soddisfazione. Chiaramente siamo realisti e sappiamo che i limiti sono quelli di una realtà come Casoli, che economicamente non può permettersi tanto di più di questo. Se a fine campionato ci dovessimo trovare ancora così, non lo so, vedremo poi cosa pensare. Siamo con il tecnico del Montorio, Domenico Massari, a commentare questa sconfitta giunta nei minuti finali e con il Montorio rimasto in inferiorità numerica, quindi onore delle armi alla vostra squadra. Ma no, è onore delle armi, avete visto tutti quanti la partita, penso che non c'è poco da commentare. La partita penso giocata bene, abbiamo giocato, forse l'abbiamo fatta anche noi la partita, perché le occasioni da rete parlano chiaro, penso che abbiamo avuto 4-5 palle nitide chiare. Poi l'arbitro si è inventato queste due espulsioni, La prima penso poteva essere anche giusta, ma la seconda, dopo che era stata già buttato fuori il nostro centravanti, mi è sembrata un po' troppo frettolosa. Anche perché il secondo tempo un'azione identica del loro centravanti doveva essere punita con ammonizione, perché se applicato lo stesso, non l'ho applicato io, l'ha applicato l'arbitro, il regolamento sul nostro centravanti, la prima ammonizione doveva applicarla anche su loro. Un giudizio sul caso l'hai visto all'opera oggi, può rimanere nelle alte vette della classifica secondo lei? Ma il caso di penso che sia una buona squadra, non lo devo scoprire io, ormai siamo alla settima giornata, è una squadra che fa punti e certamente la squadra vista oggi mi ha fatto sì una buona impressione, anche se penso, io guardo sempre la mia squadra e penso che siamo stati all'altezza della situazione, penso che avete visto tutti quanti che la sconfitta è stata un po' immeritata. Per il Montorio un campionato di tutta tranquillità? Certamente, noi invece aspiriamo a fare un campionato tranquillo, penso che fino adesso ci siamo, rispettiamo. Bene, queste erano le interviste nel dopo partita di Casoli Montorio. Chiudiamo l'argomento con due battute sul Francavilla, che è l'altra squadra del Chietino, Stefano. Sì, io ho sentito prima di venire qui in studio l'addetto stampa del dirigente, diciamo, del Francavilla, Aldo Fattore, si lamentava, ecco, ennesima sconfitta del Francavilla, ma mai come stavolta, almeno le sue dichiarazioni quindi vanno prese per buone, sul fatto che dice che era stata pesantemente condizionata dall'arbitraggio. Ovviamente io non ho immagini della partita, quindi ci basiamo sulle sue dichiarazioni. Diceva che un rigore inesistente fischiato di contro, che poi credo sia stato decisivo, ed insomma praticamente è stata decisa da episodi, e in occasione di questi episodi il giudizio arbitrale è stato sempre negativo nei confronti del Francavilla, e mi diceva, ecco perché forse era importante riportare la cosa, che siccome non è la prima volta che accade, si sarebbe fatto sentire domani presso la sezione dell'Aquila dell'AIA dal presidente Giancarlo Filauro, che dice: siamo stufi
di essere tartassati, perché poi la squadra comunque si impegna durante la settimana, la domenica in campo da tutto e molte volte quando potrebbe fare risultato questo gli viene impedito da alcune decisioni arbitrali. È ovvio che anche forse lo sfogo di un addetto ai lavori che è direttamente interessato, quindi potrebbe essere di parte, però va registrata questa protesta, mi ha detto di farla presente, probabilmente lo scriverò anche sul giornale nei prossimi giorni, e soprattutto il fatto che volevano farsi sentire in Lega perché si ritengono, ecco, vittime, non dico di una persecuzione, ma quasi. Quindi registro questo sfogo. Bene, così come mi è stato riferito. Chiudiamo l'argomento eccellenza con i marcatori: Magnante Aureli per il Casoli, doppietta di Pace e Ceccarelli per il Montereale, Rastelli per il Mosciano, De Iulis, Di Giuseppe, Azzari, Alessandroni per il Notaresco, Pilone per il Penne e Rapiti per il Pianella. Non abbiamo il gol del Sulmona, comunque diciamo questi sono gli altri marcatori, si è segnato piuttosto poco questa domenica in eccellenza. E adesso andiamo a parlare del campionato di promozione, ma prima ancora abbiamo da ascoltare qualche consiglio pubblicitario da parte dei nostri sponsor. Bene, siamo tornati in studio e parliamo del campionato di promozione Girone A. Volendo comunque ricordo il numero telefonico 0872 44 744 per intervenire. Promozione Girone A, dicevamo, quinta giornata di andata, Alba Adriatica, Colonia Spiaggia 0-1, Alto Tordino, Tortoreto 2-2, Amiternum, Pineto 1-1, Atletico Nepezzano, Toranese 0-0, Atria, Tagliacozzo 2-1, San Benedetto dei Marsi, Pescina 0-1, San Nicolò, Bellante 0-1, Sant'Omero, Avezzano 0-2. La nuova classifica che vede al comando Avezzano e Pescina con 13 punti, Alba Adriatica, Colonia Spiaggia 9, Atletico Nepezzano 8, Alto Tordino, Pineto, Atria e Bellante 7, Tortoreto 6, Sant'Omero e Toranese 5, San Benedetto dei Marsi 3, San Nicolò e Tagliacozzo 2, Amiternum 1 punto. In classifica ci sono le due squadre che alla vigilia erano accreditate dei favori del pronostico, l'Avezzano che vuole puntare con ogni mezzo a tornare tra, non dico tra i professionisti, ma almeno in campionati che siano più consoni alla città, come sta facendo in questi ultimi anni la Provasto, d'altronde è lo stesso Lanciano che è riuscito a tornarci, e il Pescina che non è una squadra dal passato così glorioso, ma potrebbe essere la sorpresa dell'anno, Stefano. Sì, i risultati dicono questo. Oggi tra l'altro è stata una giornata a loro favorevole, perché la sconfitta forse in attesa dell'Alba Adriatica casalinga, anche con un'altra squadra reduce da un passato abbastanza glorioso, fino a 2 anni fa giocava in eccellenza in maniera abbastanza stabile, quindi questa sconfitta ha consentito a queste due squadre di staccarsi dal più 1 al più 4 attuale. Domani però si discute presso la disciplinare il ricorso, più che discutere dovrebbe essere omologato lo 0-2 a tavolino a favore del, se non sbaglio, del San Nicolò, che aveva perso 7-0 sul campo ad Avezzano, però per la questione legata all'utilizzo di un giocatore dalla Montà, se non sbaglio, che invece doveva ancora scontare il proprio turno di squalifica, sicuramente verrà commutata in uno 0-2 a tavolino. Questo significa che da dopodomani, se domani si verrà resa nota la sanzione della disciplinare, il Pescina si ritroverà da solo in vetta con 3 punti di vantaggio sull'Avezzano. Con un campionato ancora tutto da giocare, non sarà sicuramente un problema per l'Avezzano riuscire, perché poi è questa la grande favorita, potendo annoverare giocatori che fino a qualche anno fa giocavano in Serie C, un nome su tutti, quello di Di Nicola, che ha fatto le fortune dell'Avezzano, la squadra che fino all'anno scorso, 2 anni fa, giocava addirittura in C1. E poi anche altra gente, il Silvio Cerone, che ha giocato anche nel Pescara, ed altri giocatori comunque di categoria come vari Ruscitti, eccetera. Quindi è una squadra, ecco, del novero delle favorite manca un po', si è attardato il Tortoreto che pareggia qualche partita di troppo. Però per il resto è un campionato, in genere questo è un campionato che è sempre stato molto equilibrato. Quest'anno sembrerebbe un po' un equilibrio rotto da queste due squadre, almeno al momento. Saremo a vedere se poi quelle che attualmente si trovano indietro sapranno recuperare. Bene, vediamo i marcatori intanto. Esposito segna per il Colonia Spiaggia, Vallesi per il Tortoreto, Cardaroli pareggia nella partita con il Tortoreto per l'Alto Tordino, Tortoreto che torna a condurre con Marconi e poi pareggio definitivo di Casolani, Amiternum Pineto 1-1, entrambe le reti nel secondo tempo, Corsi per l'Amiternum e Romanelli per il Pineto.
Per quanto riguarda Atria, Tagliacozzo 2-1, in vantaggio l'Atria nel primo tempo con Reitano, raddoppio di Di Francesco nel secondo tempo, 2-1 finale di Guerra. Catalano segna per il San Benedetto, per il Pescina contro il San Benedetto di Marsi nel primo tempo, Di Tommaso segna per il Bellante sul terreno del San Nicolò e Ebraico e De Renzi su un gol per tempo permettono all'Avezzano di stendere il Santomero in trasferta. E adesso parliamo del girone B di promozione, quinta giornata di andata, Adriano Flacco Pescara, Ripa Teatina 2-2, Atessa Tollo 0-0, Caldari Montesilvano 1-1, Folgore San Buceto Silvi 0-3, Miglianico Rocca Spinalveti 0-0, San Salvo Manoppello 2-0, Spallanciano Guardia Grele 1-0, Treville Val di Sangro 2-1. Vediamo la classifica, Montesilvano al comando con 11 punti, Val di Sangro, Tollo, Treville, San Salvo 10, Caldari 9, Guardia Grele, Miglianico 8, Spallanciano 7, Silvi 5, Rocca Spinalveti 4, Folgore San Buceto, Manoppello, Ripa Teatina, Tessa e Adriano Flacco Pescara 3 punti. Bene, andiamo a parlare con Mario Menna di questo girone, avremmo voluto fare con la Val di Sangro che era la formazione destinata ad essere nostra ospite, purtroppo per motivi a noi al momento sconosciuti la presenza di questa squadra non è avvenuta in questa trasmissione. Mario Menna, allora vogliamo parlare di questa giornata, poi parleremo anche del Guardia Grele, squadra che conosci piuttosto bene avendoci giocato e allenato negli anni scorsi. Guardia Grele che tra l'altro ha perso con la Spallanciano di Esposito e Salvatore. Il risultato secondo me a sorpresa è proprio quello che riguarda la Val di Sangro, sconfitta a Mozzagrogna. Sì, quando una sconfitta della Val di Sangro giustamente, però c'è anche da sottolineare che il Treville è un'ottima squadra. Inizialmente ecco, la Val di Sangro sembrava lo spauracchio del girone insieme un po' al Montesilvano, però non c'è da dimenticare che anche il Treville e lo stesso Guardia Grele sono squadre ben attrezzate che possono dire la loro nel campionato. Comunque adesso la partita non so come è andata, però era secondo me all'inizio una partita da tripla, perché considerando che anche il fattore campo che si giocava a Treville e giustamente il Treville ha fatto sua la posta. E, che dire, questo è un campionato quest'anno, questo di promozione Girone B, molto bello secondo me, perché ci sono queste varie squadre attrezzate, si sono attrezzate molto bene queste squadre che ho citato e in più ci sono anche queste altre squadre tipo il Tollo, che vedo il Caldari, il stesso San Salvo, che vedendo i risultati stanno facendo un ottimo campionato. Io ho visto anche oggi pure lo stesso la partita della SPAL, pure la Spallanciano, secondo me, al di là che si dica ecco, una squadra giovane, però c'è una buona indeleiatura e secondo me quest'anno farà un buon campionato pure loro. E se la squadra, ecco, pure anche il Presidente Salvatore non smantella, secondo me fra qualche anno può uscire una bella sorpresa. E niente, ecco, poi vedo la Tessa, un po' dell'amico Pierini, che noto che è da diverse settimane che non fa gol, oppure mi sembra che ancora faccia un gol, ci avrà forse qualche problema in attacco. E poi del resto siamo agli inizi, ecco, molte volte è difficile fare delle valutazioni. Una sconfitta, quella sangrina, che comunque non pregiudica la classifica, Stefano, visto che il Montesilvano poi non ne approfitta più di tanto, andando a pareggiare a Caldari. Sì, diciamo che questa è stata proprio una giornata positiva per il Treville, perché delle squadre cosiddette che aspirano al salto di categoria oppure a inserirsi nel novero delle aspiranti al salto di categoria, e quella è l'unica che ha vinto. Perché è vero che quest'anno, contrariamente alle previsioni, perché poi le previsioni si fanno alla vigilia, quindi si possono anche sbagliare, come si sta verificando, però quello che doveva essere il girone A si sta verificando, quello che si doveva verificare il girone A si sta verificando il girone B, nel senso che qui ci devono essere due squadre che avrebbero dovuto fare, che poi in realtà sono comunque occupano i primi due posti, che sono appunto il Montesilvano e la Val di Sangro, avrebbero dovuto fare il vuoto intorno a loro o perlomeno staccarsi per quelli che sono stati gli sforzi fatti in sede di campagna acquisti. Il Montesilvano aveva già un ottimo organico e lo ha rinnovato, comunque non perdendo in qualità, e la Val di Sangro è stata la regina del mercato, penso a livello assoluto,
pari forse al Notaresco nell'eccellenza, però ha preso quasi tutti i giocatori, ha fatto quello che ha fatto l'anno scorso il Monte Silvano. È ovvio che in Rivalsangro si augurano di non ripetere quello che è successo l'anno scorso al Monte Silvano, cioè hanno fatto le stesse cose in serie di campagna acquisti, però di non ripetere il campionato scorso, perché Monte Silvano, sappiamo tutti, ha perso pure lo spareggio tra le seconde. E quindi una giornata positiva per il Treville, perché veniva da una partita persa a Rocca Spina Alveti. La settimana scorsa era stata quella la vera sorpresa della giornata, una sconfitta a Rocca Spina Alveti, che era un po' la squadra, almeno per quello che aveva fatto vedere nelle precedenti partite, non dico materasso, ma comunque una delle meno forti, delle più deboli, diciamo, del girone. Il fatto che credo oggi abbia fatto risultato in trasferta, mi sembra, da aver letto da... Sì, a Miglianico. Al Miglianico, comunque dimostra che non c'è, così come non c'è al momento una squadra che sta ammazzando il campionato, non ce n'è una cuscinetto, perché il Silvi stesso, che veniva da una serie, non ancora vinceva una partita, ha conquistato i suoi primi punti stagionali, e del resto è una squadra che aveva fatto bene, allenata da un ottimo tecnico come Felice Mancini, ed è riuscita forse con gli interessi a riprendersi la vittoria che le mancava dall'inizio del campionato. Ne ha pagato purtroppo le conseguenze, purtroppo per loro, la Folgore San Buceto, e comunque, come si vede, in classifica non c'è nessuna che si trova a zero o a un punto, classifica cortissima, assomiglia a quella della C2 nella quale milita il Lanciano, quindi c'è spazio per tutto. È ovvio che poi alla lunga emergeranno i veri valori, quindi secondo me Montesilvano, Val di Sangro, Treville sono comunque destinati a far bene, lo stesso Guardiagrele, che comunque continua ad avere problemi in attacco. Però avendo, diciamo, trascritto io per il giornale il tabellino, posso dire una cosa a parziale giustificazione del Guardiagrele, che questa squadra è una cosa abbastanza strana, infatti me lo diceva Salvatore stesso, onestamente, dopo mezz'ora ha dovuto sostituire tutti e tre i giocatori, ha fatto le tre sostituzioni dopo le prime mezz'ora di gioco per tre infortuni, lui era presente, quindi penso che sia stato quello il motivo, almeno da quello che mi hanno detto, io non ho assistito alla gara, e quindi dover comunque sostituire tre persone dopo la prima mezz'ora di gioco significa giocare per un'ora con il rischio che che poi si è verificato, perché De Petris, adesso lo dirà Mario, penso, si è fatto male, di dover giocare poi in 10 non potendo più fare sostituzioni. Quindi una cosa strana che capita raramente e della quale ha pagato le conseguenze. Fermo restando che comunque la Spal, almeno da quelle che sono le mie informazioni, e Mario potrà essermene buon testimone se ha visto la gara, e comunque ha meritato alla fine la vittoria, perché ha sfiorato anche in diverse circostanze, sia nel primo tempo che dopo sull'1-0 ha sfiorato il gol del possibile 2-0. Alla fine di tutto poteva addirittura, però, come succede nel calcio, che è deciso da episodi, rischiare, dopo aver dominato anche grazie a queste sfortune del Guardiagrele sotto forma di persone che si sono fatte male, ha rischiato di pareggiare, di mandare alla TV, perché nel tempo di recupero il Guardiagrele ha colpito un palo e quindi poteva addirittura riportarsi sull'1-1. Quindi, vero, almeno queste sono le mie informazioni, tu hai assistito. Sì, sì, in pratica hai fatto la giusta... Io mi sono limitato a ripetere, sì, quello che mi hanno detto. Quindi... Sì, è stato effettivamente così. C'è stato inizialmente il Guardiagrele ha avuto un po' di problemi per qualche stiramento, non so, contratture. Dopo una mezz'ora l'allenatore ha dovuto fare i tre cambi. Di Biccari, mi sembra. Sì, di Biccari, D'Andrea e... il Ronci. Che, Ronci, probabilmente, che Ronci, già veniva da... Probabilmente sì, è stato... La settimana scorsa. E poi c'è stato il momento in cui all'inizio del secondo tempo, dopo un quarto d'ora, anche De Petris è dovuto uscire, al momento in cui, ecco, è uscito, sono rimasti in 10, hanno preso anche gol proprio in quei frangenti e effettivamente si è messo male la partita. Ecco, c'è da dire quello che dicevi prima, che la Spallangiana ha avuto due ottime occasioni nel primo tempo con Spadano, in pratica tu per tu col portiere, e in pratica ai punti meritava la vittoria, questo c'è da riconoscere. Poi nel secondo tempo, lo stesso sull'1-0, la Spallangiana poteva raddoppiare, anche perché era in superiorità numerica. E poi c'è stato questo episodio che effettivamente, se il Guardiagrele avesse fatto gol, non avrebbe rubato proprio niente, non avrebbe rubato, perché giustamente al 93esimo in pratica c'è stato un palo proprio su un colpo di testa porta vuota, è arrivato il terzino della Spal, ha buttato il pallone sul palo che è riuscito fuori, ecco, è stato abbastanza fortunato al 90esimo. Comunque il fatto, lui conosce sicuramente meglio di noi la realtà guardiese, avendo allenato l'anno scorso, poi al limite apriremo una parentesi sul fatto del... perché lui sicuramente non lo fa conoscendo, non lo farà, lo facciamo noi che siamo super partes, però insomma, ecco, lui l'ambiente guardiese lo conosce, purtroppo sono diversi anni, prima di te c'è stato anche Leonardo Di Florio,
che questa squadra ha una lacuna che non riesce a colmare. Un po' per sfortuna, perché Di Meo sembra sempre che si ha recuperato dall'infortunio e poi ha piccole acciacchi che ne ritardano, diciamo, la definitiva esplosione, perché è un giocatore che ha dei mezzi notevoli, ad Atessa aveva fatto benissimo, poi sono cominciati i guai di natura fisica, però è una squadra che continua ad avere problemi in attacco e ne paga le conseguenze. L'anno scorso, dopo la fase iniziale, che eri stata tu, secondo il loro punto di vista, probabilmente la causa delle mancate risultati, e c'è stato l'esonero, come capita spesso con gli allenatori. Poi la squadra è retrocessa, evidentemente la causa non era Mario Menna, quindi questo lo diciamo noi. Dal di fuori, sì. Però se non si hanno gli attaccanti che fanno gol, poi diventa come la testa stessa insegna. L'anno scorso e quest'anno non ha ottemperato a potenziare l'attacco, e i risultati sono quelli, non si riesce a vincere le partite. Sì, ecco, posso aprire solo una parentesi per quanto della passata stagione. Al di là dell'esonero, quando sono state esonerate, la squadra andava benissimo, perché eravamo a metà classifica. E giustamente la società ha voluto... Mi pare l'unica sconfitta pesante era a Vasto, ma sì, però, maturata nell'ultimo quarto d'ora, però giocavate 1-1 e mi ricordo. Un'espulsione, no? Sì. Fini 3-1. Giustamente poi loro hanno deciso così. Sì, poi questa è una cosa strana nel calcio, perché sì, addebitarono alla scarsa esperienza, cioè sì. Lui aveva allenato sino ad allora, mi pare, la juniores. Sì, sì. Però cioè, il curriculum tuo lo si conosceva da giocatore, da tecnico, era quello che era, perché aveva iniziato. Se si è data fiducia a un allenatore, già si sapeva che Menna non aveva allenato in passato in eccellenza. Quindi dargliele poi dopo 7 giornate, mandarlo via, che senso? No, giustamente il guaio, ecco, si può dire, perché probabilmente avevo fatto qualche risultato buono, ecco, vincendo a Casoli, e loro probabilmente si erano illusi che avevano una squadra da poter competere per le prime. Cioè. E giustamente io, tanti anni che sono nel calcio, ripetevo a dire che questa era una squadra che si doveva salvare al più presto possibile, e poi i fatti mi hanno dato ragione. Poi comunque sei stato sostituito da uno di categoria come Manzueti, purtroppo la squadra è retrocessa, evidentemente non era colpa del manico, ma forse di... Bene, andiamo di fretta. I marcatori del campionato di promozione: Scurti, Tatasciore, Antignani sul rigore di Tommaso per la partita Adriano Flacco Ripa Teatina, Fontane Angelucci in Caldari Montesilvano, Proterra e 2 gol di Costantini per il Silvi vincitore a San Buceto, Perfetto e Filippone per il sempre più sorprendente San Salvo che vince con il Manoppello, Annibale per la Spallanciano, Iacovone Picciotti per il Treville, Giannico sul rigore per la Val di Sangro. Adesso noi facciamo l'ultimissima pausa pubblicitaria, poi andremo a parlare di prima, seconda e terza categoria, ma daremo risultati, marcatori, poi ne tratteremo più ampiamente domani sera in calcio e dintorni. Bene, siamo tornati in studio, parliamo adesso di prima categoria, girone B. Quinta giornata di andata, Audax Palmoli, Popoli 1-2, Casalbordino Scerni 2-0, Fossa Cesia Fara San Martino 3-1, Orsogna Tornareccio 6-0, PGS Vasto San Vito 83 3-1, Robur Castiglione Paglieta 0-1, Trigno Celenza Torino di Sangro 0-0 e Virtus Cupello Altinese 0-1. La classifica: Orsogna al comando con 13 punti, Fossa Cesia 12, Torino di Sangro 11, Casalbordino 10, Tornareccio e Popoli 9, PGS Vasto 8, Fara San Martino 7, Trigno Celenza e Paglieta 6, Altinese 4, Audax Palmoli, Virtus Cupello, Robur Castiglione, San Vito 83, 3 punti, Scerni 1. Da segnalare che questa classifica è stata modificata in settimana, in quanto Audax Palmoli, Tornareccio del 19 settembre, è stata assegnata la partita al Tornareccio 2-0 a tavolino, perché l'Audax Palmoli ha utilizzato il calciatore Donato Ferraino, che doveva invece scontare un turno di squalifica, quindi la classifica è stata modificata proprio per correggere questa partita. Mario Menna, 2 battute, visto che sei presente sull'Altinese, squadra che all'inizio di stagione avevi guidato. Adesso non vogliamo sapere i motivi dell'addio. Se magari vuoi dirlo. Non è che avevo guidato, ero andato sì, come giocatore, probabilmente anche perché c'era una squadra di ragazzi, e con l'intento poi ho detto vediamo se si costruisce una squadra da poter fare un buon campionato, allora rimango. Poi la società non ha voluto, ecco, prendere i giocatori che avevo chiesto, in pratica ho detto
come se non è successo niente. Amici come prima. Come prima, non c'è problema. Bene, e adesso vediamo i marcatori di questo girone molto velocemente. Franco Pascucci per l'Audax Palmoli, Fragassi e Siani per il Popoli, Santini e Ulisse per il Casal Bordino, D'Ortona 3 gol per il Fossacesi, Cavaliere per il Fala San Martino, D'Inunzio 2 gol, Cupido 3 gol, Festa 1 gol per l'Orsogna, poi Ronzitti e Baccaglini, quest'ultimo 2 gol per la PGS Vasto, Sbaraglia sul rigore per il San Vito 83, Marchetti segna per il Paglieta e Scutti al 43esimo del primo tempo segna proprio per l'Altinese. Adesso rapidamente la prima categoria, girone C. Adriano Flacco, Giuliano Teatino, Rosciano 1-1, Alanno Vestina 3-2, Arabona Faresina 1-0, Bucchiani Quarielli 3-2, Castilenti Atletico Colli 1-1, River Villanova 1-1, Torrevecchia Montupoli 1-1 e Vispianella Colle Corvino 0-4 giocata ieri. Classifica, Alanno 13, Colle Corvino 12, Bucchianico 10, Adriano Flacco di Giuliano Teatino 9, Montupoli e Villanova 8, Faresina, Rosciano, Arabona 7, River 6, Castilenti e Atletico Colli 4, Vestina e Torrevecchia 3, Arielli 2, Vispianella 1 punto. Marcatori, anche in questo caso rapidamente, per l'Adriano Flacco c'è stata la deviazione, ci hanno detto, del numero 6 sul tiro di Penti, ma quindi magari possiamo attribuire il gol al capocannoniere del girone. Poi Peppolone, ci hanno scritto qui per il Rosciano. Peppoloni, mi confermi. Poi 3 gol di Marcucci per l'Alanno, ci mancano i 2 del Vestina. Pecchia per l'Arabona, 2 gol di Ferrante e 1 di Emiliano Ruzzi per il Bucchianico. Barone e De Simone per l'Arielli, Zucchero per il Castilenti, Petetta per l'Atletico Colli, Rutolo per il River, Gianmarcoli per il Villanova, Scardetta per il Montupoli, Autorete di Catalano per il Torrevecchia, Durante, Buccella, Tre, Cessileno per il Colle Corvino. Ripeto, sono gironi che affronteremo anche domani nel corso di Calcio e dintorni. Passiamo adesso alla seconda categoria, girone D. Brecciarola, Canosa Sannita 1-1, Caporosso, Casa Canditella 1-1, Castelfrentano, Villa San Vincenzo 1-0, Crecchio Vacri 2-3, Fara 90 Ferentum 0-0, Maiello 84 Palombaro 1-0, Nino Cerullo Teate 86 2-1, Sant'Anna Real Francavilla 1-0. La classifica, al comando il Vacri con 13 punti, Casa Canditella e Canosa Sannita 10, Ferentum Maiello 84 9, Nino Cerullo e Sant'Anna 8, Crecchio 7, Palombaro 6, Caporosso e Castelfrentano 5, Villa San Vincenzo e Brecciarola 4, Real Francavilla 3, Teate e Fara 90 2 punti. Marcatori, Cilotti per il Brecciarola, Leonelli per il Canosa, Giuseppe Colasante per il Caporosso, Cavallo per il Casa Canditella, Donatello per il Castelfrentano, poi Di Marzio e Ferrante per il Crecchio, 2 gol di Paciocco e 1 di Giosia per il Vacri, Cardinale per il Maiella 84, Catene Marinucci per il Nino Cerullo, Zarbo per il Teate 86 e autogol di Raimondi a favore del Sant'Anna. Seconda categoria, girone F. Bomba Civita Luparella 3-0, Palena San Salvo Marina 1-1, Perano Guastameroli 6-0, Poggio Fiorito Fossa Cesia 90 0-0, San Giovanese Mario Turdò 0-1, Treglio Carpineto Sinello 4-1, Varsinello Gissi Marina Calcio 1-0, Villa Santa Maria Torre Bruna 1-1. La classifica, Perano e Varsinello Gissi 13, Mario Turdò 12, San Salvo Marina 11, Torre Bruna 10, Bomba 8, Treglio, Villa Santa Maria, Carpineto Sinello e Marina Calcio 7, Guastameroli, Fossa Cesia 90, Palena e Poggio Fiorito 3, San Giovannese 1, Civita Luparella 0 punti. Prima dei marcatori volevo ancora una volta sottolineare che dopo che l'avevamo già ricordato lunedì, il Perano rimane l'unica squadra abruzzese dalla Serie B alla seconda categoria che non ha ancora subito gol, quindi il portiere Tucci è il portiere ancora imbattuto tra le squadre abruzzesi. Poi abbiamo visto che in terza categoria ce n'è qualcuna che non ha ancora subito gol, ma sono soltanto 2 le giornate disputate. Per i marcatori, per il Bomba Massa al quinto, al 50esimo Di Martino, al 40esimo invece aveva segnato Massa. Del Torre per il Palena, Lategano per il San Salvo Marina, Fabio Cancellier che segna 4 gol, poi Spinelli e Claudicante un gol nel già citato Perano.
Tiziano Turdò segna il 92esimo nella partita con la San Giovannese, Di Nunzio e tre gol di Montarelli per il Treglio, Perrucci per il Carpineto Sinello, Di Pasquale per il Valsinello Gissi, Di Toro per il Villa Santa Maria e Chioldin per il Torre Bruna. Siamo infine alla terza categoria, girone A Chietino, seconda giornata, Ari Sant'Eusanio 2-0, Blob Casa Canditella Rapino 1-1, Borgo Sauro Tollo, Rocca Scalegna 0-3, Casa L'Incontrada, Torricella Peligna 0-1, Lama dei Peligni, Badia 84 2-0, Vacri Rocca San Giovanni 3-1, Valle Vota Ranta Peligna 2-2, riposava l'Orsogna, la nuova classifica, Ari e Rocca Scalegna 6, Rapino, Valle Vo, Blob Casa Canditella 4, Orsogna, Borgo Sauro Tollo, Vacri, Lama dei Peligni e Torricella Peligna 3, Taranta Peligna 1, Badia 84, Casa L'Incontrada, Rocca San Giovanni e Sant'Eusanio 0 punti. E chiudiamo con la terza categoria, girone Bicchietino, Amatoria Tessa, Fresa Grandinaria 1-4, Castelguardia Pollutri 95 3-1, Wilmi Montazzoli 3-1, Istonia 90 Palmoli 94 2-1, Pizzo Ferrato Dogliola 6-0, Rocca 2000 Real San Salvo 0-3, Virtus Tufillo Fraine 1-0, c'è un piccolo errore in grafica. E per quanto riguarda la classifica, la vediamo subito: Castelguardia, Guilmi, Virtus Tufillo, Pizzo Ferrato, Real San Salvo 6, Istonia 94, Palmoli 94, Fulmine Fresa Grandinaria 3 punti, Fraine 1, Dogliola, Montazzoli, Rocca 2000, Pollutri 95, Amatoria Tessa 0 punti. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, chiudiamo soltanto con i saluti finali dei nostri ospiti. Prima, ecco, scusatemi, c'era il risultato della pallavolo che stavo dimenticando di darvi. La Ceteas BLS con la Vita Lanciana ha vinto al tie break con il Gialeto Serramanna 3-2, con i parziali 28-26, 17-25, 21-25, 25-19, 6-15. Era l'avvio stagionale in campionato per la formazione di Litterio, con i primi set che ci riferiscono molto equilibrati, e poi successivamente la Colavita ha avuto la meglio proprio al tie break. Adesso andiamo con i saluti finali, iniziando da Mario Megna, che ringraziamo naturalmente per essere intervenuto. Niente, saluto i miei figli Nicola e Chantal, probabilmente che stanno vedendo dalla TV. Bene, grazie Mario Menna, in bocca al lupo per il futuro, speriamo che grazie. Trovi al più presto una squadra. Stefano De Cristofalo. Sì, io tenendo fede a quello che sto facendo da qualche settimana, ho altri amici che hanno da festeggiare la nascita di un figlio, e tra l'altro è l'editore di Calcio Abruzzo, del quale abbiamo spesso parlato, Nino Marrone, che tra l'altro allena anche la squadra di pallavolo, e quindi è nata tra l'altro già da una decina di giorni. Quindi avrei dovuto salutarlo, ma me ne sono dimenticato la settimana scorsa. E volevo fargli gli auguri, così come ho fatto ad altri amici che hanno avuto questo lieto evento. Quindi saluto Nino Marrone, la moglie, Patrizia, per la nascita del piccolo Tiziano. Tutto qua. E poi di Serie A è meglio non parlarne, però... Non ti conviene, infatti. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Domani vi ricordo l'appuntamento con la prima e seconda categoria di calcio e dintorni alle 21. Venerdì, anteprima sport e gol, tornerà domenica alle 20:30. Arrivederci.